Mio caro Claudio, questa sera mentre buscavo nel cassetto della scrivania alla ricerca di un documento ho trovato un bel foglio di carta da lettere, sottile e setoso, di quelli che forse oggi non ci sono più. Chissà da quanto tempo era lì in attesa che qualcuno lo usasse, che gli affidassi un messaggio. La tentazione era forte, mi sono detta, perché no? Perché non affidarsi alla parola scritta? Forse troverò il modo per comunicare con te. È un modo un po' antipatico, ma è quello che so usare meglio. Forse riuscirò a trovare la chiave per rompere il silenzio che grava sui nostri anni. Ti scrivo perché la tua presenza e assenza è come un macigno che mi schiaccia, che opprime la mia anima. Ho bisogno del tuo perdono e della tua soluzione. L'altro giorno, quando sei venuto a casa per la tua visita settimanale, ti ho osservato. Sei entrato come al solito, freddo ed impacciato. Dopo un distratto e formale bacio sulla guancia, si è diretto nel soggiorno. Ha acceso il televisore. La voce proveniente dall'apparecchio copriva la voce assordante del silenzio che c'era fra noi. Non mi guardare, gli occhi fissi sullo schermo. Alla mia domanda se volevi un caffè, mi ha risposto con un cenno di assenza del caso. Sono andata in cucina. Ho compiuto gli suoi silenzi con certi gesti. Il liquido nero gorgogliava nella caffetteria ed un profumo intenso si è diffuso nella casa. Un profumo buono e caldo, capace di scaldare il cuore. Ma tu sei rimasto qui, con il tuo fare educato, totalmente senza pensare. Ti ho portato il caffè, leviamente addolcito così come ti piace. Hai detto grazie e l'hai potuto a piccoli rossi, lanciando fiato tutti l'orologio. Mi hai chiesto se avevo bisogno di nulla. Io ho risposto che tutto andava bene e che non mi mancava niente. Caro figlio, non immagini quanto le tue visite forzate mi pesino. Sono arrivata perfino a desiderare che tu non venissi per non confrontarmi con dolore, con la mia sconfitta. So per certo che da quando Giovanni è andato via tu ti sei assunto questo compito. Ti conosco, so che nella tua vita l'ha fatta padrone il senso, del dovere, la norma, la regola, onore al padre e alla madre. Il quarto comandamento e tu, in ossequio a quanto prescritto, hai obbedito, ma il comandamento dovrebbe dire ama il padre e la madre e tu non ne sei capace. La storia di questa donna è ambientata, diciamo, in un periodo diverso rispetto ai tempi moderni, però essere madre, che così, secondo me è qualcosa di atavico e vale ieri come oggi, perché essere madri è istintivo, è primordiale, ancestrale. I rapporti possono cambiare, però c'è sempre quel senso di protezione, di affetto, un legame proprio, come dicevo prima, ancestrale. Quindi io credo che non ha tempo, la maternità non ha tempo. Nora è la protagonista e praticamente scrive al figlio perché vuole ricucire il rapporto col figlio, dal momento che nella vita ha fatto delle scelte difficili, complesse, sofferte, ed è una donna che ha attraversato il dolore, però quindi lei scrive queste lettere per aprirsi, perché dice noi non abbiamo mai veramente colloquiato, e questo per inciso volevo dire anche una cifra dei tempi moderni, perché il colloquio e la comunicazione spesso viene a mancare, viviamo sotto lo stesso tetto ma non parliamo. Attraverso la scrittura Nora riesce ad aprirsi e a trovare le parole per spiegare al figlio le motivazioni delle sue scelte. Il viaggio, allora Nora, bisogna un po' studiare il carattere di Nora. Nora è audace, avventurosa, ha un po', diciamo, in parte, diciamo, al di là delle vicissitudini che questa donna vive, un po', in parte sono io, per cui il viaggio è l'avventura, il viaggio è conoscenza, e quindi c'è a un certo punto la descrizione di un viaggio indimenticabile in Argentina e lei ritrova il senso di libertà, perché di fronte al viaggio e alla conoscenza lei si sente libera. Nora viene da una famiglia tradizionale, l'ultima di 5 figli con 4 fratelli maschi, ha avuto un'educazione piuttosto tradizionale, specialmente a quei tempi quando, diciamo, il ruolo della donna era più marginale. Poi è arrivata la contestazione giovanile, l'Europa è stata, diciamo, sommersa dai moti, dai movimenti, da qualcosa di nuovo che veniva poi, sappiamo, dalla California, dall'America, eccetera. E questa ragazza che si era trasferita da un piccolo paese, va a vivere a Milano, la grande città, in un liceo prestigioso qual è il liceo Parini, si ritrova a vivere veramente un senso di libertà, perché lei pensa, lei ci crede, un idealista, lei pensa veramente che possa cambiare il mondo, che possa eliminare le ingiustizie, quindi si affida completamente a qualcuno che in effetti poi non la merita, però lei vive questo periodo come qualcosa di esaltante ed è un periodo che io ho vissuto e l'ho vissuto così, perché veramente pensavo che le cose potessero cambiare. Oggi non è che io sia disillusa, certamente non si sono realizzate tutte le aspettative, però il 68 ha portato dei cambiamenti, soprattutto nella scuola. Io sono un'imprenditrice di Terra dei Fuochi, con la mia casa editrice MR Editori abbiamo iniziato questo percorso circa un paio d'anni fa. Oggi mi trovo al comune di Teverola e presentiamo il libro Caro figlio. La scrittrice Elena Nugnes è una cittadina di Teverola ed è una professoressa di lettere. Cosa posso dire di questa presentazione? Sono orgogliosa perché uno dei miei primi scopi quando ho creato questa casa editrice era di dare la possibilità agli autori del nostro territorio di emergere, di farsi conoscere, e grazie a Caro Figlio ed Elena Nugnes ho avuto questa possibilità oggi. Noi trattiamo argomenti sia sociali e il libro di Elena poi racchiude un po' quelli che sono sia i problemi sociali ma anche quelli familiari. Io dico che è un compendio di parecchi argomenti che oggi fanno parte della nostra società. Sì, poi ci occupiamo anche della saggistica, una bella fascia di autori scrittori della MR Editori e sono dei scrittori di saggi. Poi abbiamo anche una piccola parte che si occupa della poesia. Non ho dato molto spazio alla poesia, anche perché ho avuto l'esigenza in questi ultimi 2 anni di pubblicare. La fortuna è stata quella di avere moltissimi autori del territorio nazionale e nello specifico del nostro territorio. Ci tengo a precisare, ci tengo anche a far conoscere a chi ci sta seguendo sul web un bellissimo progetto. In questi giorni, ieri sera, c'è stata l'ultima scossa di terremoto e noi come autori abbiamo creato un ebook, tutti i proventi andranno a favore, in donazione a queste popolazioni terremotate. Poi c'è anche un altro progetto importantissimo, quello di dare la possibilità ai ragazzi delle scuole di farsi conoscere con un diario del cuore, ed è stato un progetto che sta coinvolgendo parecchie scuole del nostro territorio. Qui pochissimi minuti fa la preside della scuola media di Teverola mi ha contattato per incominciare questo percorso anche con la sua scuola. La scuola si collega a questo evento perché noi operatori della scuola in questa settimana, che va dal 24 al 29 di ottobre, celebriamo la settimana del libro, un progetto che va sotto il nome di Libriamoci. È un progetto ministeriale a cui noi operatori della scuola aderiamo ed autonomamente mettiamo in campo tante attività per avvicinare quanto più possibile i nostri ragazzi alla lettura, alla creatività, quindi alla scrittura. E quindi questo evento di natura culturale va ad ampliare queste iniziative che la scuola ha messo in atto, quindi che ben venga la presentazione di un libro la cui autrice è una nostra concittadina, in modo tale che noi così facendo, come si può dire, uniamo l'utile al dilettevole, praticamente avviciniamo da un lato i nostri ragazzi alla lettura aderendo a questo progetto ministeriale, però da un altro lato favoriamo anche quell'integrazione con il nostro territorio. Sicuramente l'evento di questa sera è un evento importante, è uno degli eventi che mira alla crescita del nostro territorio, che mira a differenziare il nostro territorio e valorizzando ciò che c'è di bello e non sottolineando sempre gli aspetti negativi. C'è tanta voglia di cultura, tanta voglia di arte e come abbiamo il dovere, noi generazioni di metà, a trasmettere alle nuove generazioni questi valori e nutrirli, aiutare loro a crescere con valori che sono quelli in particolare della lettura, della cultura e sicuramente della condivisione di momenti come questi, pieni di intrisi di emozioni. Le associazioni sul territorio sono tante, tutte molto attive, la Proloco Fertilia si sta impegnando per organizzare altri eventi culturali e belli come quello di stasera. Non voglio svelare molto, ma chiedo fiducia, perché chi ha fiducia sicuramente si affida con serenità. Io ringrazio tutti i benvenuti per essere così numerosi, ringrazio la professoressa Nugnes e tutti i relatori, grazie alla Proloco, all'associazione insieme per Teverola, per chi donare un momento di cultura alla comunità, è segno di attenzione, segno di condivisione che una figlia della nostra terra, stasera ho avuto modo di conoscere anche il papà, Salvatore Nugnes, sindaco emerito. Buon proseguimento, buon lavoro, grazie alla professoressa Nugnes. Elena Nugnes, da professoressa, ha insegnato lettere, ha insegnato italiano, latino, storia, cioè le più belle materie che si possono insegnare ai ragazzi a scuola, perché io vorrei sapere da voi ragazzi presenti, senza nulla togliere ai docenti di matematica, di lingua, di altre discipline, ma chi sta più ore con voi è il docente di lettere, la vostra insegnante di italiano che vi trasmette un poco le basi per poter poi studiare bene e capire bene tutte le altre materie. Ebbene, Elena Nugnes è stata un'ottima, lo è ancora, ma è stata un'ottima professoressa di lettere al liceo scientifico di Aversa, e quelle mura parlano ancora, sentono ancora delle sue voci, delle sue lezioni, e in ogni occasione in cui ci si incontrava tramite il provveditorato, dei tutori, con i ragazzi, chi era sempre presente era la Nugnes con i suoi ragazzi. Ma perché? Perché lei trasmetteva, lo faceva con amore, lei insegnava con passione, lei dava tutta se stessa, non guardava l'orario, potevamo fare presto, 4 ore o 5 ore, lei ha dedicato la sua vita veramente, oltre alla famiglia e ai suoi affetti, ma alla scuola e ai ragazzi ai quali ha dato, ma dei quali anche ha prestato, a mio avviso. È bello, era perché lei ha dato agli alunni un insegnamento che è unico. La lettura è un qualche cosa che ci completa, è un qualche cosa che ci fa crescere, è un qualche cosa che ci eleva. Qualcuno forse ricorda anche la perifrastica attiva lettura, cioè qualcosa che si avvicina, che ci avvicina alla vita, che ci avvicina al futuro. La lettura è vita, la lettura è anche evasione, è creatività, e quanti di noi leggendo tante volte non immaginano di costruire un mondo, non vorrebbero un mondo diverso da quello nel quale viviamo, e questo ci rende possibile la lettura. Ed è quello che molte generazioni di allievi del liceo scientifico di Aversa ricorderanno per sempre, perché Elena Nugnes ha dato, a parte i contenuti, a parte l'umanizzazione dei rapporti, a parte la preparazione, tutto quello che ha reso di lei una professoressa a 360 gradi, ma ha dato soprattutto, ha trasmesso la passione e l'amore per il libro. Ecco perché noi oggi siamo qui a presentare il secondo libro di Elena Nugnes, non è il primo. Elena ha già scritto, l'anno scorso abbiamo presentato Le avventure della sanità disperata, adesso presenteremo Caro figlio, e lei non è una scrittrice solo tenevolese, parlate bene. Lei partecipa a premi nazionali, lei ha vinto, si è classificata anche nei primissimi posti delle graduatorie di premi nazionali importanti. Il suo libro è presente anche alla fiera del libro di Francoforte, che è una editrice, la professoressa Ragusa, grazie alla quale veramente si sta facendo un lavoro di propaganda non della vendita del libro, ma del libro in se stesso. Grazie veramente dell'invito, il mio saluto a tutti, particolarmente alla professoressa Elena Nugnes, che ancora una volta dà onore, vanto a tutta la nostra bella comunità cittadina di Teverola. È il suo secondo lavoro, dove ho saputo è stata avuto anche riconoscimenti a livello nazionale, perciò quindi tutto questo ci fa onore, perché significa che la nostra Fertilia ha tanta intelligenza, ha tanta bravura, che veramente ci danno onore non soltanto in questo nostro territorio che ha bisogno di tanto riscatto, ma soprattutto porta in alto la nostra città anche a livello nazionale. Perciò quindi grazie e buon lavoro a tutti e ci auguriamo che continuiamo su questa scia. Grazie. Per oggi basta, devo fare il periodo della mia vita e costante fatica, tuttavia dovevo farlo, perché forse solo così potrei capire gli avvenimenti che sono accaduti insieme. Ti auguro una buona notte.